parlare di uno dei tuoi ultimi lavori, no? Dove tra un po' vedremo anche in esclusiva su questa rete, ovviamente già gira su YouTube, Facebook, il tuo ultimo video che si chiama Manie animali. Da che nasce? Perché anche lì c'è una parola che ricorre spesso, di cui abbiamo parlato poco fa, che è anima, no? È una canzone, tra virgolette, forse un po' violenta, parla di alcuni modi di fare, modi di essere che esistono oggigiorno, e quasi una sorta di vestito che ci si indossa comunemente e che dietro nasconde i vari aspetti della persona. E le varie situazioni che la persona, per cui il passato che la persona ha o il futuro che non riesce a coglierlo, insomma. È un brano, diciamo, un po' violento, ma non eccessivamente, insomma, diciamo, sì, per la musica si presta benissimo. Già sta in onda, sì, su, come dicevi tu, su YouTube o cose del genere. C'è uno degli animali che ci gira intorno nel frattempo. Sì, 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 fanno parte dello spettacolo. Forse questo è il tuo pezzo che ti esprime di più? No, non c'è un brano che... Non c'è. Soltanto quando li canto. Quindi al momento? Al momento delle esecuzioni diventano i migliori, ogni volta che li canto. Quindi hai mai fatto una scaletta? Tutti. Sì, continuamente. E il tuo gruppo come si ribella oppure ormai ti accetta? Ormai, mi prende così come sono. Diciamo che è pronto, cerca di essere pronto, però anche a loro piace. Piace l'improvvisazione. È sempre così, anche durante le prove. Per cui non è che quella cosa che dico è la prima cosa che verrà modificata. Quindi già lo sanno. Già lo sanno. Sono preparati. Sì, come si vuol dire. Diciamo, hai un'anima libera. Un programma, un'idea con me proprio cascano proprio male. Va bene, allora, e adesso ci lasciamo con questo nostro primo appuntamento. Abbiamo riscoperto, diciamo così, nelle nostre reti, nel nostro programma, i Mavit. Adesso vi lasciamo con il suo video che è Manie animali.